Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica Un giorno un fiore. Sicuramente quando ci troviamo in Puglia o in quei posti del sud dell'Italia ci imbattiamo in questi panorami esplosivi, caldi, ricchi di vegetazione che a volte riesce anche a sopravvivere a temperature ostili come l'eccessivo caldo tipico del sud dell'Italia. Tra questi comprensori ci sono alcune piante, ad esempio come l'oleandro, questo esemplare qui, che è molto resistente. È resistente perché ha una struttura arbustiva, è un arbusto sempreverde, perenne, non muore, quindi non è stagionale, che presenta queste foglie molto sode, molto verdi, brillanti, con questa nervatura centrale molto marcata, che si dipartono lungo questi rami. Questi esemplari riescono a raggiungere anche altezze notevoli, si parla anche di 3-4 metri, poiché si espandono con una velocità impressionante. Infatti è un arbusto che ha un vigore di crescita molto sviluppato. La caratteristica principale di questi arbusti è il fiore, l'infiorescenza, la loro fioritura. Sono valanghe di fiori che ricoprono l'intera parte terminale della pianta e che ci regalano questi colori bellissimi e un profumo delicato tipicamente estivo. Ci sono moltissime varietà in commercio e in natura, dall'esemplare con la foglia sempreverde a quello con la foglia variegata, molto particolare e interessante. Ma ci sono anche e soprattutto esemplari dai colori dei fiori spettacolari, dal rosso rubino al bianco latte, al giallo paglierino, al rosa, al fucsia e così dicendo. Spesso in commercio si presentano sotto forma di piccole pezzature di cespuglietto o addirittura esemplari ad alberello. Sono piante davvero resistenti al caldo torrido, resistenti anche a piccoli giorni in cui l'acqua manca. Addirittura nel terreno, se vengono abituati e impiantati liberamente, hanno lo spazio necessario per sopravvivere a lungo, soprattutto in quei periodi tipicamente estivi, caldi, soffocanti. È una pianta che dà davvero tantissima soddisfazione con pochissimo sforzo di cure. Un concime una volta tanto va bene. Una spuntatina una volta tanto va bene, diciamo che quasi si autogestisce. Si dice che siano esemplari un po' velenosi, in effetti è così, cioè contengono all'interno della linfa, nelle foglie e nei loro tronchi, delle sostanze, non proprio, velenose, ma leggermente urticanti, urticanti per le pareti interne degli organismi, degli esseri umani, degli animali. Quindi diciamo è bello apprezzarle, ma senza toccarle e avvicinarsi più di tanto. Però comunque sta di fatto che questa linfa urticante vale se uno ne ingerisce tanto, se uno li tocca come sto facendo io, se uno li guarda più di tanto non succede niente, anzi uno più le tocca più rimane estasiato dalla loro bellezza.